Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test di Ring, che è un metodo di rilevazione delle forie molto 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 ecologico, come il test di Schover anche, rispetto a quei test quali il Von Graeff e la croce di Maddox, ad esempio, che sono poco ecologici. Infatti introduce questo test delle variazioni percettive minime per rilevare la foria, al contrario invece dei test precedentemente citati, che attraverso prismi oppure cilindri di elevato potere vanno ad influire pesantemente sulla percezione. Praticamente si serve questo test della polarizzazione per andare a dissociare la visione binoculare, e quindi abbiamo dei filtri polarizzati posti quindi nell'occhialino di prova, oppure diciamo come un filtro che può indossare direttamente l'esaminato, che hanno un asse di polarizzazione opposta, solitamente 45 gradi e 135 gradi, posti di solito rispettivamente sull'occhio destro e sull'occhio sinistro. Poi il target è anch'esso polarizzato in questa maniera, quindi ci sono due elementi fondamentali che hanno polarizzazione opposta, 45 gradi e 135 gradi, e quindi ad esempio se il target è una croce, come di solito avviene, essa avrà un asse orizzontale con polarizzazione a 45 gradi e quindi viene visto dall'occhio destro, e poi ci sarà l'asse verticale con polarizzazione a 135 gradi visto dall'occhio sinistro. Il vantaggio di questo test è di rilevare attraverso diciamo, una singola procedura e in un singolo momento la presenza di una foria verticale oppure una orizzontale, semplicemente attraverso la risposta soggettiva dell'utente, che riporterà quale asse della croce praticamente va a muoversi. Se è quello orizzontale, che si muove e quindi che va verso l'alto, verso il basso, ci sarà una foria verticale, quindi una ipo oppure una iper. Se invece è l'asse verticale che si muove verso sinistra oppure verso destra, allora ci sarà una foria orizzontale, quindi una eso oppure una exo. Quindi poi, come per il test di Schober, bisogna andare ad accertarsi diciamo, della tipologia di foria, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente, soprattutto qualitativamente, andando a chiedere che tipo di movimento c'è, se questo movimento è rapido oppure molto lento, avviene soltanto in una direzione e in maniera progressiva, oppure avviene all'interno di un intervallo spaziale. Quindi tutte domande che ci danno varie informazioni sullo stato forico dell'esaminato. Quindi poi questo test lo possiamo fare sia da lontano che da vicino a distanza visuale di lettura o REVIP, da lontano approssimativamente fra i 5 e i 6 metri, e come per il test di Schober difficilmente è presente una scala graduata in questo test, quindi sarà maggiormente qualitativo più che quantitativo questo test, ma comunque sia è molto 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 efficace nella rilevazione della foria. Sta tutto a che cosa vogliamo fare del dato di foria, se lo vogliamo ai fini diagnostici oppure prognostici, come è giusto che sia. Quindi questo è il video sul test di Ring, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style!